È stata ultimata a tempo di record la bonifica del centro sportivo Delfinia di Caivano, teatro dei terribili episodi di violenza noti alle cronache. Lo ha potuto verificare il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha visitato la struttura. Ad accoglierlo il commissario delegato per la riqualificazione del territorio, Fabio Ciciliano. Questo è un esempio di come in realtà la pubblica amministrazione riesce a essere molto efficiente e molto efficace. È ovvio che il primo step, la parte immediatamente successiva, è quella della opera di cantierizzazione per la riqualificazione di questa struttura, ma anche di altre, e siamo confidenti della restituzione alla collettività della primavera, tarda primavera dell'anno 2024. Mantovano ha assicurato che il centro riaprirà i battenti molto rapidamente. L'area sarà affidata allo Stato nell'ottica della riqualificazione del Parco Verde. In una notizia che ha molto rassicurato Don Maurizio Patriciello, il parroco da anni attivo nel recupero dei giovani disagiati e contro la terra dei fuochi. Quando io ho inviato il 25 di agosto un messaggio al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, non avrei immaginato che in così breve tempo noi saremmo già arrivati qua. Io sono stato in questo luogo tantissime volte per denunciare quello che c'era, non si poteva neanche entrare, insomma veramente era un pericolo solamente entrarci. Mantovano, che era accompagnato dal sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Pina Castiello, ha osservato le condizioni della struttura. Nell'area del centro sportivo, rimasto per anni in stato di totale degrado e abbandono, sarebbero stati perpetrati alcuni degli episodi di violenza sessuale ai danni delle due ragazzine di 10 e 12 anni. Nei pressi del campo di calcetto abbandonato è stato rinvenuto nei mesi scorsi il cadavere di un giovane morto per overdose. Sono trascorsi 40 giorni, siamo ancora all'inizio, però qualche risultato è stato raggiunto. Oggi qui tutti possiamo attestare di una bonifica che è stata avviata. Tutti gli interventi saranno concordati, condivisi con le forze sane di questa zona. Caivano, oltre ad essere preso in considerazione in sé, viene preso in considerazione come apripista rispetto alle più preoccupanti zone di degrado che esistono in Italia.